Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Tra poco torneremo ad occuparci dei numeri della cassa integrazione in Piemonte che, come sentirete, segnano un'inversione di tendenza. Vi manderemo in onda questo servizio tra pochissimo. Intanto il COCIV, cambiamo argomento, il COCIV ha individuato le zone considerate urgenti per allestire i cantieri del Terzo Valico. Due di queste sono in provincia di Alessandria, nelle zone di Arquata Scrivia e di Voltaggio. In OTAV, nel frattempo, hanno respinto i tecnici del consorzio che l'altra mattina hanno tentato un blitz a Novi Ligure per poter effettuare dei rilievi. Ci racconta tutto Chetti Porcello. Il cantiere di Voltaggio e quello a Moriassi di Arquata sono le due opere che, secondo il COCIV, il General Contractor del Terzo Valico, sono da considerare urgenti. Lo si legge nell'elenco dei lavori che hanno priorità, ma per la cui realizzazione si stanno ancora attendendo gli studi sull'amianto predisposti dalla Regione Piemonte. Proprio nella Regione Piemontese, il COCIV ha proposto l'inizio dello scavo nella galleria chiamata Finestra Vallemme e la messa in sicurezza del deposito dell'ex cava della Cementir, comprese le difese della sponda dell'Emme, sempre a Voltaggio. Infine, il consorzio ha anche dato il via libera per la demolizione degli edifici che sono già stati espropriati. Il tutto indipendentemente dal parere delle valutazioni ambientali, che invece sta attendendo in primis il primo cittadino di Voltaggio, Lorenzo Repetto, il quale ancora una volta ha ribadito che prima di scavare vuole vedere i protocolli sull'amianto. Stesso parere per il comitato No Terzo Valico Vallemme, secondo il quale, se i lavori dovessero partire nelle condizioni attuali, non ci sarebbe nessuna esitazione a rivolgersi alla magistratura. E intanto continua, senza alcuna sosta, il braccio di ferro tra lo stesso COCIV e i NOTAV. L'altro giorno alcuni tecnici del consorzio, accompagnati da due dipendenti del comune di Novi Ligure, si sono recati nella bassa zona della Pieve per compiere alcuni rilievi. Non c'è stato nessun preavviso, hanno tuonato i NOTAV, i quali ormai da tempo sono appostati sulle zone del Terzo Valico per impedire azioni simili. Qualche occhiata tra le due fazioni e poi il dietrofront dei tecnici che non sono riusciti a fare nessun rilievo. Il piccolo gruppo si è quindi spostato nella frazione Marella, ma anche qui non ha potuto fare niente in quanto individuata ancora una volta dai NOTAV. Come vi dicevo in apertura, torniamo ad occuparci dei numeri della cassa integrazione in Piemonte che, come sentirete tra poco, segnano un'inversione di tendenza. Vediamo il servizio. Cambio di rotta per l'andamento della cassa integrazione in Piemonte, dove a giugno si è invertita la tendenza alla diminuzione delle ore autorizzate, che era stata invece osservata negli ultimi mesi. C'è stata infatti una crescita di circa 1 milione di ore, che riguarda interamente il settore industriale e in particolare la cassa straordinaria. A livello territoriale, la crescita riguarda soprattutto le province di Alessandria, Cuneo, Torino e Vercelli. Il dato complessivo del secondo trimestre 2013 risulta leggermente migliore rispetto a quello del primo trimestre per tutte le tipologie di cassa e per i vari macrosettori, industria, artigianato e commercio, con l'evidente eccezione dell'edilizia, dove la crescita è piuttosto forte e si raggiungono i valori record già riscontrati nel secondo trimestre del 2012. L'analisi è stata condotta dalla CISL Piemonte, che con riferimento all'andamento nazionale rileva anche che lo scorso giugno le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate in Italia sono state poco meno di 91 milioni, con una lieve crescita rispetto al mese precedente. Un'analisi più in dettaglio dei comparti industriali, prosegue la nota sindacale, fa rilevare che ormai in tutti i settori lo strumento più utilizzato è la cassa ordinaria, con le rimarcabili eccezioni nel settore tessile e di quello della costruzione dei mezzi di trasporto. Veniamo alla cronaca. Due pregiudicati di Asti sono stati denunciati dai carabinieri di Corte Emilia per trasporto illegale di rifiuti in Valbormida. Sono un pensionato sessantenne e un disoccupato di 40 anni. Sono stati sorpresi lungo la direttrice tra Corte Emilia e la Liguria mentre trasportavano abusivamente a bordo dei loro camion rottami ferrosi, scarti d'acciaio, fusti contenenti residui di solventi chimici, ancora olio esausto, batterie per auto, vecchi pneumatici ed altri rifiuti, tutti classificati come pericolosi. Due rapinatori messi in fuga dalla titolare di una gioielleria di Novi hanno ottenuto adesso il patteggiamento. Il colpo mancato si verificò nel novembre dello scorso anno. Ci racconta questa storia Emma Camagna.
quando la prontezza di spirito unita a una notevole dose di coraggio impediscono la consumazione di una rapina. È successo lo scorso 13 novembre a Maddalena Canonico della gioielleria Idea Oro di Novi. Lì erano entrati in due fingendosi interessati all'acquisto di alcuni molini d'oro, mentre un terzo li attendeva all'esterno con funzioni da palo. Spinta in un angolo alla titolare, le legarono polsi e caviglie con fascette in plastica, le coprirono la bocca con una mano intimandole di tacere perché in caso contrario le avrebbero tappata la bocca con nastro adesivo. Quindi prelevarono dalla cassaforte, riponendolo in un borsone, tutti preziosi, ma la vittima seppe reagire con la massima energia. Senza perdersi d'animo, prima attirò l'attenzione di alcuni passanti che stavano visionando preziosi esposti in vetrina, mostrando loro le mani legate. Quindi si aggrappò al borsone che uno dei due stava portando via e glielo impedì. I due furono bloccati e arrestati unitamente al palo. Sono Francesco San Marco di Brindisi, Eugenio Isidore e Alessandro Meloni, abitanti a Tortona. Comparsi davanti al GUP per rispondere di tentata rapina e altri reati, hanno ottenuto di patteggiare 2 anni ciascuno. Tempo di trasloco per Palazzo di Giustizia di Novi Ligure, dove ieri si sono svolte le ultime 8 udienze. Dalla metà di settembre, infatti, in virtù del riordino dei tribunali e dei tagli ed accorpamenti delle sezioni minori, gli uffici dell'ex caserma Giorgi saranno spostati ad Alessandria, nella sede di Corso Crimea. Tutte le attività del Tribunale novese saranno trasferite nel capoluogo di provincia, con inevitabili riorganizzazioni da parte del personale e degli avvocati del Foro novese. A fine 2013 dovrebbe concludersi anche l'operato dei giudici di pace di Novi e di Serravalle Scrivia. Il comune di Vignale Monferrato ha vinto il ricorso sull'uso del termine Vignale Danza, legato al nome della nota rassegna di spettacoli. Il giudice Patrizia Baici, chiamata a decidere sul ricorso presentato dal sindaco Tina Corona, ha infatti accolto il reclamo del primo cittadino, inibendo la Fondazione Teatro Nuovo di Torino sull'utilizzo del nome Vignale nell'ambito di eventi e manifestazioni o per qualsiasi voglia finalità. La storica kermesse, rappresentata per 34 anni nel comune monferrino, quest'anno era stata esportata nel capoluogo di regione della Fondazione Teatro Nuovo. Un pregiudizio grave e irreparabile patito dal comune, si legge nella sentenza, che vieta dunque l'indicazione del comune di Vignale quale patrocinatore l'utilizzo del dominio vignaledanza.it e dello stemma comunale. La fondazione ha fatto sapere che impugnerà subito il provvedimento. Parliamo ora di un progetto di welfare nell'Ovadese che vede impegnati i servizi sociali e il mondo del volontariato. Ci racconta Bruno Mattano. Insieme associazionismo, volontariato e strutture sociali per aprire, costruire e realizzare una task force operativa in grado di intervenire meglio sui problemi sociali che la città e il territorio devono e vogliono affrontare. Un nuovo integratore sociale allargato perché la solidarietà nei suoi molteplici aspetti sia messa meglio in grado di dare risposte efficaci. Il primo importante passo è stato compiuto l'altra sera nell'ambito del Consorzio Servizi Sociali di Ovada, che rappresenta i 16 sindaci del territorio. Propone il nuovo progetto di welfare dell'Ovadese, un progetto interessante, chiarisce il presidente del Consorzio Servizi Sociali Giorgio Bricola, che potrà dare buoni risultati cercando consensi, risorse e sbocchi realizzativi. Per mettere in evidenza la voglia di agire, 2 prime idee progetto poste da subito sul tavolo: l'edilizia sociale attraverso ad esempio recuperi e trasformazioni e una mensa per offrire pasti gratis a chi ha anche problemi del pasto quotidiano. Non sono poche queste persone, dice l'assessore alle politiche sociali Flavio Gaggero, ma dobbiamo riuscire ugualmente a dare delle risposte. Coordinatore, se vogliamo meglio dire, per l'efficienza motore del progetto, il Consorzio Servizi Sociali, anche se l'aspetto decisionale spetta direttamente ai sindaci della zona. Però della task force fanno parte le numerose straordinarie realtà del territorio che operano già nel sociale
il cosiddetto terzo settore, dalla Caritas alla San Vincenzo, dall'AISM all'ANFAS, arrivando fino alla Croce Verde Ovadese. Sono realtà, aggiunge il presidente del consorzio Bricola, che sono a contatto quotidiano e sono anche nostri tramiti con le situazioni più vere e difficili che il territorio propone. Tutti assieme per crescere ed operare a vantaggio di quella comunità ancora in crescita che viene definita dal del sociale, ma che si espande in tanti rivoli, anche con esigenze diverse. Prendiamo il settore dell'edilizia popolare sociale. Ovada ha già fatto parecchio, ma ormai da tempo vive in una situazione di carenza preoccupante. Ci sono i progetti come l'ex macello pubblico a via San Paolo, ma la regione non li finanzia. Verrebbero fuori svariate decine di alloggi popolari, spiega l'assessore Gaggero, ma continuano a raccontarci che i progetti sono belli, ma non ci sono soldi. Che fare? Non è semplice conciliare esigenze, richieste e soluzioni. Abbiamo sempre fatto e stiamo facendo fronte all'emergenza, ma il problema va affrontato nella sua intera portata. Ci sono oggi oltre 100 domande di alloggi, la maggior parte delle quali rimane in evasa. Per reperire i siti si guarda oggi anche a beni pubblici inutilizzati, a quelli di edilizia privata, che però è in stato di degrado e abbandono, da decine di anni inutilizzata in tutti i sensi, come anche la grande caserma che ospitava la Guardia di Finanza di Corso Libertà, inutilizzata da circa 2 anni, fa parte del demanio e potrebbe essere destinata, dopo una parziale ristrutturazione, ad alloggi popolari. Pensiamo di fare richiesta al prefetto, dice l'assessore alle politiche sociali, e al ministero competente, perché quel bene trovi la destinazione da noi auspicata. Il punto è... Un nuovo prestigioso incarico a Roma per Luigi Serra, che attualmente è presidente dei sistemi formativi di Confindustria, società che si occupa a livello nazionale anche della formazione degli imprenditori. Per i prossimi 3 anni Luigi Serra sarà vicepresidente esecutivo della LUIS Guido Carle, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Confindustria. Presidente della LUIS è stata invece riconfermata per il secondo triennio consecutivo Emma Marcegaglia. La notizia arriva dalla sede di Confindustria Alessandria, dove l'imprenditore novese ha ricoperto numerosi incarichi all'interno dell'organizzazione. In piazzetta Bini ad Alessandria c'è una struttura in grado di ospitare e prendersi cura di persone con gravi disabilità. È la comunità Rosanna Benzi, gestita dall'associazione Idea e dalla cooperativa Il Gabbiano. La comunità Rosanna Benzi, iniziata nel 2007 dopo aver ospitato inizialmente disabili e poi giovani minori, adesso chiede una ripartenza con le persone affette da gravi disabilità. Ma vediamo il servizio. La cooperativa Il Gabbiano e l'associazione Idea di Alessandria tornano a chiedere, con un appello alla Regione e all'ASL, il sostegno delle istituzioni della città di Alessandria per realizzare un progetto partito nel 2007 presso la comunità Rosanna Benzi di Piazzetta Bini ad Alessandria. La struttura è nata per offrire alle persone con gravi disabilità fisiche una nuova risorsa di elevata qualità, ma purtroppo l'impegno dei volontari e delle stesse istituzioni non è bastato per il passato a realizzare completamente il progetto. La comunità infatti ha visto inserito il suo primo utente nel 2008. Nei 2 anni successivi non aveva superato i 3 ospiti contro i 9 posti della comunità. Quindi nel giugno 2010 i locali dedicati a Rosanna Benzi venivano chiusi. Ora si rinnova l'impegno e la volontà di ripartire. Vorremmo realizzare questo progetto entro la fine del 2013, così ci hanno detto Corrado Parise della cooperativa Il Gabbiano e Paolo Berta, presidente dell'associazione Idea. Una sorta di ritorno alle origini quindi per la struttura. Paolo Berta, presidente dell'associazione Idea, allora chi è rivolta a questa struttura? È rivolta alle persone con disabilità grave motoria, ai tetraplegici, quindi lesionati midollari, ai traumatizzati cranici e alle persone con gravi cerebrolesioni che vengono curati e riabilitati dalla struttura del Borsalino, che oltre a occuparsi di loro temporaneamente formerà anche il personale che si occuperà di loro nella comunità Rosanna Benzi di Piazzetta Bini numero 5. Quindi mi rivolgo a loro, ai loro familiari, ai medici di famiglia che se ne occupano. Se state vivendo in condizioni non idonee, una vita che non vi soddisfa, per cortesia contattateci, vi faremo vedere la struttura, vi faremo conoscere le persone che si occuperanno di loro, non vi lasceremo soli. Vogliamo che torniate a vivere e non a sopravvivere come accade ora.
Parliamo adesso di vacanze, saranno 4 milioni in meno i vacanzieri rispetto all'anno scorso, colpa della crisi. Ci racconta tutto Alessandra Della Cà. Restano oltre 23 milioni gli italiani che sono andati o andranno in villeggiatura durante il periodo estivo. Il dato non è di molto inferiore rispetto alle rilevazioni dell'anno scorso, ma i vacanzieri resteranno per una percentuale pari al 75% nel bel paese, per una durata media di 13 giorni. È quanto rivela un'indagine del Centro Studi del Touring Club Italiano, secondo cui il 60% investirà la stessa somma di denaro, il 24% spenderà meno e il 16% più del 2012. Il 10% degli italiani in vacanza destinerà meno di 500 euro alle ferie, poco più del 25% spenderà dai 500 ai 1000 euro. Il soggiorno domestico, sottolineano gli esperti, sarà leggermente più lungo rispetto a quello all'estero e chi rimarrà entro i confini nazionali sceglierà in genere una vacanza più stanziale. I momenti di relax saranno comunque all'insegna della dinamicità. Il 64% di chi andrà in ferie prevede di effettuare spostamenti frequenti, contro il 36% che predilige invece di restare sempre nello stesso luogo. L'auto resta il mezzo di vacanza per eccellenza, seguita da aereo, nave, camper e treno. Secondo lo studio, i turisti che resteranno in Italia opteranno per il fai da te. Per quanto riguarda le diverse strutture ricettive, gli hotel detengono ancora il primato, il 31%, mentre le seconde case e le case di amici o parenti rappresentano un'alternativa, legata anche alla crisi, per il 23%. Il settore extraalberghiero professionale invece ricopre ormai una quota maggioritaria con il 41%. Particolarmente apprezzati sono gli alloggi in affitto, seguiti dai campeggi, dai villaggi turistici e dai bed and breakfast. La discriminante di scelta a questo proposito sembra essere legata ancora una volta alla crisi economica. Si ricerca infatti un prezzo vantaggioso. Quali sono poi i canali che gli italiani hanno scelto per pianificare il proprio viaggio? Predomina il web con il 42% e nello specifico il 27% visita il portale della destinazione. Il 23% dei turisti italiani continua a reperire notizie attraverso canali tradizionali come riviste specializzate e guide di viaggio, mentre il 14% segue consigli di amici e parenti. I canali utilizzati per l'acquisto sono coerenti con quelli scelti per la ricerca delle informazioni. Il 40% compra i servizi via internet, il 40% a destinazione, mentre il 12% utilizza il telefono e l'8% tramite un intermediario. Termina tra poco la pagina sportiva, si parlerà di calcio con le ultime novità di mercato per l'Alessandria Calcio, sempre più vicina all'acquisto dell'attaccante Riccardo Taddei in arrivo da Rimini. La commissione disciplinare nazionale intanto ha inflitto a Casale 4 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Tra poco i particolari nel servizio curato da Gianluca Ardiani, poi come sempre a previsione del tempo notizie utili. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Sono ore decisive per il passaggio di Riccardo Taddei in maglia grigia. Pare essere stato raggiunto infatti l'accordo con i Rimini per la rescissione del contratto sottoscritto dall'attaccante ex Casale con i romagnoli. Anche da Rimini arrivano conferme, mancherebbe ormai solo l'ufficialità per quello che sarebbe l'ennesimo colpo di mercato per la società di Luca Di Masi, sempre più candidata ad un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di seconda divisione. In casa grigia si lavora anche sul fronte delle uscite. De Gano sarebbe ormai vicino all'Ancona, formazione di Serie D, che ha richiesto anche Roselli, sul quale c'è però l'interessamento del Brindisi. In dirittura d'arrivo anche la cessione di Ferretti, direzione Porto Tolle, mentre deve ancora entrare nelle fasi decisive la trattativa con il Sant'Arcangelo per Fanucchi. Esordio positivo intanto per la campagna abbonamenti lanciata dalla società grigia, che nel primo giorno ha fatto registrare circa un centinaio di sottoscrizioni. Tutt'altra musica a Casale Monferrato, dove si attende il pronunciamento della Covisod sulla regolarità della domanda di iscrizione dei nerostellati al prossimo campionato di Serie D. Una situazione che appare al momento complicata e in cerca di ulteriori certezze ne è arrivata una sicuramente non positiva da parte della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha inflitto al Casale ulteriori 4
punti di penalizzazione che si sommano al punto combinato ad inizio maggio per i mancati pagamenti di stipendi e contributi per l'ultimo trimestre 2012. Questa volta le inadempienze riguardano altri tre deferimenti sul piano contabile e fiscale e consegnano l'unica certezza di cui al momento può disporre la società. In qualsiasi campionato a cui prenderà parte nella prossima stagione, il Casale partirà con 5 punti in meno in classifica.